Marco Melis, 70 anni, è lo storico bombolaio del viale Santa Vendrace, un viale che si prepara a vivere una rivoluzione, quella pensata dal comune. Arrivano le piste ciclabili e ci saranno meno parcheggi. Lei cosa ne pensa? Io penso che sia una cosa che non vada bene, perché le piste ciclabili vanno bene, sì, ma che ci siano meno parcheggi no, perché già ce ne sono pochi così, non si può parcheggiare di nessuna maniera, in particolar modo per noi commercianti che abbiamo bisogno che i clienti si fermino per gli acquisti, giustamente ci crea dei problemi non indifferenti, sia economicamente che come funzionalità anche del traffico in se stesso. Si parla tanto appunto di viabilità. Viale Santa Vendrace è un viale appunto decisamente lungo ed è anche una tra le strade più trafficate ogni giorno dai Certo, cagliaritani, ma anche da chi arriva dall'area vasta, dall'hinterland. perché effettivamente è l'ingresso della città di Cagliari, è Santa Vendrace, quindi il biglietto da visita, quindi che uno entri e non ci sia un parcheggio mi sembra che sia una cosa che non vada bene. In realtà qualche parcheggio ci sarà, non saranno più a spina di pesce, ma saranno a nastro praticamente Sì, come sì, sì. modalità. E poi appunto arrivano le piste ciclabili perché l'intento del comune è quello di favorire i pedoni e anche ovviamente le piste ciclabili i ciclisti. Speriamo che sia una cosa positiva, tutto lì, altro non mi pare che ci sia da dire, perché una volta che sono decise le cose è inutile, diciamo, creare problemi di insoddisfazione quando le cose sono già decise. Le cose si dovrebbero decidere prima anche con gli abitanti di Santa Vendrace, se così vogliamo dire, e creare assieme un consorzio, fare qualcosa per tutte le cose, non solo per le piste ciclabili, perché Santa Vendrace non servono solo le piste ciclabili, serve anche altro, perché abbiamo delle zone che sono visitabili e sono chiuse al Tipo. pubblico, e tipo se c'è da lontano, proprio qua di fronte, sono 20 metri, se lei si gira qui di fronte vede che c'è una soppalcatura chiusa da anni. Non le dico cosa ci può essere dentro, perché a chi butta immondezza, a chi butta questo, quando ci sono delle grotte, della roba speleologica da visitare, che è bellissimo. Però, ripeto, è tutto trascurato, quindi non sono solo le piste ciclabili per dare un pochettino lo specchietto delle allodole, bisogna guardare tutto l'altro, tutti gli altri servizi che non ci sono. Lei ha detto una cosa, il comune avrebbe dovuto consultarsi con i residenti, con i commercianti, anche con quelli datati in senso buono come lei? Con tutti quanti, non come, solo come me, con tutti quanti, ma bensì con tutta la cittadinanza di Santa Vendrace, e chiedere un parere di come sono le cose, di come non sono, come vanno e come non vanno. Quindi se l'avessero chiesto a lei meno parcheggi e arrivano le piste ciclabili, lei cosa avrebbe detto? Ma innanzitutto sarebbe bisogno vedere in che maniera lo devono fare e non lo devono fare. Piste Questa è una cosa ciclabili ai non. lati della strada Eh e meno sì, parcheggi. certo. E una volta che si vedeva uno specchietto di quello che si doveva fare, allora si poteva decidere di dare un consiglio o decidere cosa non si poteva fare. Però ripeto, per tutte le cose, anche per altre cose, va bene, si è sempre deciso per i fatti loro. Il comune ha deciso e ha fatto. Poi, dopo che c'erano i fatti, ci hanno intervistato che cosa ne pensavamo. Non serve più a niente così. Il discorso è quello. Lei prevede un calo degli affari? Ma indubbiamente sì. Perché la questione in particolar modo io col mio lavoro, che vendo bombole di gas, lei lo capisce bene, non è che uno si ferma e deve andare a prendere il caffè e si può fermare a 200 metri. Una bombola di gas, minimo che pesa 30 kg, sia che sia un uomo, sia che sia una donna, ha bisogno di essere il più vicino possibile al negozio, con la macchina giustamente per metterla dentro.